nel segno del 58. Una straordinaria partecipazione di pubblico e di stelle motociclistiche ha caratterizzato il Sich Supermoto Day, andato di scena sul circuito del Sagittario di Latina nel primo weekend di dicembre. Gli scrosci violenti di pioggia non hanno scoraggiato le migliaia di appassionati che si sono riversati in massa sin dal primo mattino del sabato per assistere dal vivo alle performance sportive di tanti campioni della velocità del supermotard e di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e del giornalismo sportivo. Un evento che ha visto la partecipazione da parte di tutta la famiglia Simoncelli, con il papà di Marco, Paolo, che è sembrato commosso davanti ad un'ondata di affetto così vasta da parte del pubblico e dei campioni. Tutto tremendamente bello, purtroppo, però è così. A prendere parte a questa iniziativa, tanti nomi di spicco, tra i quali quelli di Valentino Rossi, 9 volte ridato nel corso della sua straripante carriera sportiva, Max Biaggi, fresco vincitore all'età di 41 anni del Mondiale Superbike, e Andrea Dovizioso, vincitore di un mondiale nella categoria 125 e sempre tra i migliori nelle ultime stagioni della MotoGP, un evento che i 3 campioni hanno vissuto con grande intensità e trasporto emotivo. Una bella giornata di sport questa! Molto, molto bella, poi dai, per ricordare i Sich, ci sono tanti piloti, sarà divertente. Io l'ho fatto per divertirmi, anche per trovare, questo è un momento d'aggregazione, i campionati sono finiti tutti e è anche il 2 dicembre, dunque è normale che forse la pioggia arrivi, però era l'unico momento per riunire un po' tutti e sono contento comunque che questa gara viene fatta. Non potevo mancare, anche con i problemi che ho avuto fisici, che purtroppo non ho potuto provare la Ducati e Jerez. Siamo qua per Marco e siamo tanti piloti ed è un onore essere qua e vedere tanti piloti tutti qua insieme per correre e divertirci insieme. Tra le tante all-star che hanno dato vita a questa divertente gara a coppie di supermotard, anche gli specialisti del mestiere Massimo Beltrami, Cristian Ravaglia e Ivan Lazzarini, protagonisti quest'anno con la maglia azzurra di una straordinaria impresa sportiva, il trionfo nel supermoto delle nazioni a Portimao. Oggi è fantastico, per noi è una sorpresa vedere tutta questa gente, vedere una gara di supermoto, siamo contentissimi e speriamo di fare una bella cosa per la fondazione del Sich. A completare un parterre di assoluto spessore, anche alcuni piloti del Team Italia, come il campione italiano e vice campione europeo della classe Stock 600 Riccardo Russo e il vice campione mondiale della categoria Stock 1000 Eddie Lamarra, ma anche centauri che si sono messi in evidenza nel CIV come Baiocco, campione italiano nella classe Superbike 2012, e Michele Pirro, campione italiano 2009 nella classe Sport 600. Sì, è sempre bello correre in mezzo ai grandi campioni del supermoto, anche della velocità come Valentino Dovizioso. Vediamo di fare il nostro meglio e siamo qui per divertirci. È sempre bello ricordarlo, quindi mi fa molto piacere. Sono arrivato al volo dalla Spagna dove ero a fare i test, sono arrivato in tempo per le qualifiche, non avevo mai provato la moto, mai la pista, però mi sono divertito, ci tenevo a esserci a tutti i costi. Siamo qui per uno scopo bellissimo che è quello di ricordare Marco, ma alla fine c'è un'adrenalina che penso che sia il miglior modo per ricordarlo, perché anche quando abbiamo fatto altre cose per beneficenza che c'era lui, lui l'ha sempre vissuto come una gara, quindi qua tutto gas e cerchiamo di divertirci perché c'è un sacco di gente, è una figata. A gareggiare non soltanto gli specialisti del mestiere, ma anche alcuni volti noti del mondo del giornalismo sportivo o dello spettacolo, che proprio non potevano mancare a questo appuntamento. Io in realtà in questo momento mi sto fottendo di paura, perché entrare con i pazzi non è esattamente il mio mestiere, però la passione c'è, la voglia di ricordare Simoncelli anche. Ci sono le moto, ma la cosa bella è la presenza del Sich. L'abbiamo fatto tutti per lui. Mi sembra che ci sia molto entusiasmo, molta dolcezza, è molto bello vedere Vale con la maglia di Marco, tutti con le maglie nera, col 58 rosso, insomma c'è questa, è bello, c'è questa solidarietà, questa voglia di partecipare, di ricordare, di divertirsi, che è giusto, parlando di Marco bisogna anche che ci sia un po' di casino e un po' di divertimento. Assente Loris Capirossi per problemi fisici, ci ha pensato Graziano Rossi, padre di Valentino, a regalare al pubblico presente tra una gara e l'altra lo spettacolo del drifting con derapate da capogiro. Dopo le prove libere e le prove di qualifica disputate il sabato, nella giornata di domenica, al termine del warm-up, è andata di scena la competizione vera e propria. Una gara disputata sulla lunghezza di 58 giri, proprio come il numero di moto di Simoncelli, con una formula appassionante. Ciascuna coppia infatti doveva avvicendarsi in pista per un numero minimo di volte stabilito dal regolamento attraverso una staffetta, in cui un pilota, una volta terminata la propria porzione di gara, doveva cedere il transponder al proprio compagno di squadra pronto a entrare in pista. E non sono mancate le emozioni, a cominciare dalla spettacolare partenza avvenuta alle ore 11:30 di domenica, con le moto schierate a bordo pista sul rettilineo di arrivo. Allo start si è assistito così a un divertente gioco di riflessi e di reattività e dopo qualche tornata le posizioni hanno iniziato a delinearsi con Wistalli, Lazzarini ed Emunen di una spanna superiore al resto della concorrenza.
La gara, caratterizzata da un continuo susseguirsi di scambi in pista fra piloti, ha regalato fra le altre cose anche l'ultimo confronto diretto fra Valentino Rossi e Max Biaggi, per anni grandi rivali nella MotoGP e vincitori in totale di 15 titoli mondiali. Mentre il romano però non è riuscito sul bagnato a trovare il giusto feeling con la moto, Valentino si è dimostrato a suon di giri veloci sotto l'1.06 altamente competitivo e vicinissimo nei tempi ai migliori specialisti del supermoto. Al termine di una gara che non ha mancato di regalare caduti e colpi di scena dopo un susseguirsi di staffette, ad avere la meglio su tutti a trionfare alla prima edizione del Sitch Day 2012 sul circuito del Sagittario di Latina è stata la coppia Inoue e Dovizioso, con quest'ultimo in grado nel finale di resistere agli assalti di un indemoniato Whistalley, che in coppia con l'inglese Hiddon si è dovuto accontentare del secondo posto. Andrea Dovizioso, hai vinto questa prima edizione del Sitch Day, sei contento? Contento per tante motivazioni, primo essere qua per Marco e soprattutto vedere tanti piloti aderire a questa gara, che a dicembre c'è il problema della temperatura e delle piogge. Sono stati dei giorni bellissimi nonostante il tempo, tanti piloti, e una bella lotta, un bel cambio divertente. Poi logicamente avere come compagno di squadra Ermunen è stato più semplice vincere. Ti sei scelto il cavallino vincente però. Sì, poi la moto andava benissimo, quindi molto divertente. A completare il podio di stelle, proprio Valentino Rossi, che insieme a Thierry Van den Bosch ha preceduto il duo Massimiliano Verderosa Andrea Antonelli e la coppia Ivan Lazzarini e Andrea Pasini. È stato bellissimo perché essere qui per Marco, tutti i piloti e tutta tanta gente è stato bello. E poi è andata bene anche la gara, mi sono divertito molto, siamo riusciti a fare il podio, quindi è stato un grande weekend, una bella cosa da rifare anche l'anno prossimo. La splendida iniziativa si è conclusa con le premiazioni dei piloti protagonisti. A salire sul palco per la consegna delle coppe è stato anche il vicepresidente della Federazione Motociclistica Italiana Fabio Larceri, che non ha mancato di esprimere la propria soddisfazione per un evento riuscito splendidamente e per fare un bilancio 2012 sul lavoro svolto dalla FMI. Un pomeriggio fantastico, uno spettacolo eccezionale, una disponibilità da parte dei piloti che hanno partecipato massima. Direi che gli organizzatori hanno fatto un ottimo lavoro, ma il lavoro migliore l'ha fatto Marco Simoncelli negli anni. La Federazione Motociclistica Italiana è sempre presente ad eventi di questo tipo. Che cosa si può dire per quel che riguarda adesso i prossimi anni della FMI? Ci sono dei programmi veramente validi che, facendo fronte anche alle risicate risorse che ci sono in questo momento, potranno sicuramente far sì che tutto quello che è stato previsto negli anni venga portato avanti, mantenuto e implementato.